Non di rado, dinanzi alle discoteche, ai teatri, nei supermercati o nei centri commerciali, è facile incontrare guardie giurate armate di tutto punto col compito di presidiare tali luoghi e garantire la sicurezza dei presenti e dei beni aziendali. Come ci si deve comportare dinanzi a tali soggetti? Una guardia giurata va trattata come una forza dell'ordine? Ecco alcune importanti questioni da sapere sul punto. Sigla! La legge. Il primo aspetto fondamentale è che la guardia giurata non è un pubblico ufficiale. Nonostante abbia il porto d'armi e con esso l'autorizzazione ad usare la forza dinanzi a situazioni di potenziale pericolo, la guardia giurata è un normale cittadino privato. Ciò implica innanzitutto che la guardia giurata non ha poteri speciali, ma si rapporta alla pari con gli altri soggetti. In secondo luogo, ciò significa che qualsiasi atto contro la guardia giurata non può essere inquadrato né come oltraggio a pubblico ufficiale né come resistenza a pubblico ufficiale. Quindi offendere una guardia giurata non è reato e parimenti scappare davanti a una guardia giurata non è reato. In verità anche il fatto di scappare davanti a un poliziotto non è reato di resistenza a pubblico ufficiale, almeno se la fuga non mette in pericolo altre persone come gli stessi agenti o i cittadini. Pensate ad esempio a un inseguimento con l'auto a tutta velocità. Non dovete quindi alcun rispetto alle guardie giurate, non almeno uno superiore che sareste tenuti a dare a un qualsiasi altro soggetto. Potreste tutt'al più commettere ingiuria in caso di un'offesa diretta che, come noto, però non è reato, ma un illecito civile che dà diritto soltanto al risarcimento del danno. Oppure potreste commettere diffamazione se parlate male della guardia giurata alle sue spalle e in presenza di più persone. Le guardie giurate ricoprono un incarico privato e non pubblico, essendo quindi dipendenti di una ditta privata, non sono pubblici ufficiali e non hanno le prerogative delle forze dell'ordine e pertanto non possono perquisire o arrestare i criminali, se non come concesso a tutti i cittadini, per i casi di reati gravi in flagranza. Non possono fare sequestri e non possono chiedere alle persone di identificarsi o mostrare i documenti d'identità. Dinanzi alla richiesta di una guardia giurata non siete tenuti ad aprire lo zaino all'uscita del supermercato o del negozio per mostrare cosa avete messo dentro, né la guardia vi potrà trattenere in attesa della polizia. Non vi può identificare, non può farvi una fotografia, non può chiedere le impronte digitali, non può costringervi ad entrare nell'ufficio del direttore per schedarvi. Se una guardia giurata vi chiede come vi chiamate, potete tacere o dirle che non intendete rispondere. Se una guardia giurata vi chiede di farle vedere i documenti, non dovete rispettare l'ordine. In pratica una guardia giurata non può obbligarvi a fare nulla, nemmeno costringervi ad abbandonare un negozio. I loro poteri sono del tutto identici a quelli di un comunissimo cittadino e pertanto non possono utilizzare mezzi coercitivi. L'unico potere che la legge riconosce alle guardie giurate è la tutela delle cose, ossia dei beni mobili o immobili. Pertanto mai una guardia giurata potrà essere preposta alla sicurezza delle persone, che spetta solamente all'autorità di pubblica sicurezza. La guardia giurata pertanto non può esercitare la forza su alcun soggetto, non può bloccarvi, fermarvi, picchiarvi, usare la violenza contro di voi. La guardia giurata non ha quindi il potere di arrestare o detenere i sospetti. Può invece chiamare la polizia per informare di un presunto reato e collaborare eventualmente con gli agenti per mantenere la sicurezza nell'area di competenza. Gli unici casi in cui una guardia di sicurezza privata può intervenire in prima persona sono quelli previsti dalla legge anche per i comuni cittadini, e cioè reagire con la forza nel caso di legittima difesa e procedere all'arresto se c'è flagranza di reato per un delitto perseguibile d'ufficio. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.